Volete aggiungere un ulteriore livello di sicurezza al vostro BlackBerry? Scopriamo assieme come farlo attraverso una semplice applicazione. Eccoci qua, amici di mondoblackberry.com, sono Matteo Vismara. Oggi vi volevo parlare di Protect Me, un'applicazione sviluppata da CellNinja che aggiungerà un ulteriore livello di protezione a quello che già offre BlackBerry Protect. Andiamo ad aprire assieme l'applicazione. Allora, io l'ho già provata in questi giorni, ho settato la mia prima password, onde evitare che un malintenzionato venga in possesso appunto del nostro dispositivo e disinstalli l'applicazione. Eccola qua, una volta aperta andiamo a vedere le varie funzioni di questa applicazione. Allora, abbiamo appunto un livello di sicurezza superiore a quello che già viene offerto dal classico BlackBerry Protect, appunto con la sua interfaccia anche via web, quindi possiamo andare con BlackBerry Protect, scusate, a vedere dove si trova il nostro dispositivo, quindi a geolocalizzarlo, bloccarlo, fare un wipe da remoto dei dati, eccetera, eccetera. Qua invece con questa nuova applicazione cosa possiamo fare? Quindi abbiamo una protezione main protection, adesso io l'ho disabilitata. Invece, se andiamo ad abilitare tutta la protezione, cosa possiamo fare? Quindi, quando il dispositivo, in questo caso qua, non so, disattiviamo il Bluetooth, ci verrà notificato e quindi verrà tracciato il dispositivo. Oppure, anche quando lo mettiamo in Airplane Mode, quando disabilitiamo qua i servizi dati, oppure il segnale della rete, Wi-Fi, posizione, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere qua le impostazioni dell'applicazione. Abbiamo appunto la keyword da inserire. Adesso io qua ho messo il messaggio, quindi quando viene praticamente disattivata una funzione, arriverà un messaggio con questo soggetto, in questo caso Block Phone. Qua possiamo andare a selezionare il nostro indirizzo email dove verranno inviati questi messaggi, mettere una descrizione oppure settare il lock screen message. Quindi, se questo telefono viene perso, vi preghiamo di contattare Matteo e qua il mio numero di telefono. Possiamo anche andare a dare la vibrazione, quindi al nostro dispositivo quando la connessione Bluetooth viene persa, da non so, noi siamo collegati con la nostra cuffia Bluetooth, quindi auricolare Bluetooth, viene persa la connessione, il telefono vibra e ci avvisa. Oppure anche emettere un suono. Safe zone, possiamo andare a dare quindi delle zone sicure dove noi siamo localizzati e l'applicazione non emetterà nessun suono, nessuna vibrazione e non invierà nessun messaggio. Inoltre abbiamo anche tutte le notifiche in hub e anche la possibilità di andare a bloccare e sbloccare il dispositivo quando ci troviamo appunto in una zona sicura oppure no. Andiamo a vedere a fare una prova. Io ho il remote triggered message, in questo caso io l'ho disabilito, quindi non verranno inviati nessun messaggio, oppure posso abilitarlo. Quindi in questo caso la mia protezione applicazione ha, scusate, che gira headless, quindi anche ad applicazione chiusa io ho tutte le funzioni comunque attive. Io in questo caso non so, provo a disabilitare il wifi e qua l'applicazione mi invierà un messaggio, un SMS o una mail dicendo appunto che è stata disabilitata questa funzione. Come vedete, appunto, le possibilità e le impostazioni di questa applicazione sono veramente tante, molte e diverse da quelle appunto che ci offre BlackBerry Protect. Ecco qua, rimetto un attimo la mia password.
Quindi questa qua è l'applicazione, un'applicazione che anche graficamente ha un bell'impatto, ci piacciono le icone. L'applicazione che provata e testata in questa settimana, devo dire che risponde molto bene ai comandi, non ha mai avuto nessun impuntamento e la consiglio per quegli utenti che vogliono magari un livello di protezione aggiuntivo. Io per oggi vi saluto, sono Matteo Vismara per mondoblackberry.com.